Tutto nasce quando avevo 18 anni. Ero uno scolaro, un umile scolaro. Nel maggio di quell'anno feci un sogno. Ero seduto su una sedia, di fronte a me c'era il computer, a fianco a me c'era il sassofono. Ero legato, imprigionato. Guardavo il video e potevo allungare la mano e riuscire a schiacciare i tasti del computer. Ma quando mi giravo e cercavo il sassofono, non potevo arrivarci. E piangevo. Questo sogno era fortissimo. Il giorno dopo mi sono svegliato e ho deciso di non andare più a scuola. Pazzo. E di dedicare la mia vita, adesso sono 50, 32 anni, alla musica. A 24 anni a un certo punto arriva il canto che mi dà la sensazione probabile di portare al di fuori di me quelle emozioni che forse il sassofono non riusciva a darmi. Ho camminato nel canto, adesso in questi 50 anni penso che la vita mi conceda sempre l'opportunità di uscire fuori da quella zona e di sognare. Quel sogno che mi è ancora ben chiaro di quei 18 anni era chiuso in questa parola, the sound teller. Cercare di raccontare la mia storia con dei suoni. Questa è una sfida che ho cercato e probabilmente la maturità in questo momento mi permette di portare questo a voi. La prima riflessione che vorrei fare è la nascita. La nascita ci porta a respirare. Quanti respiri facciamo al giorno? Circa 20.000. Pochi o tanti che siano. Il respiro ormai fa parte di noi, forse non ci pensiamo. A un certo punto della mia vita ho deciso di scrivere un pezzo dedicato al respiro, fatto di respiri, fatto di emozioni in base al respiro. Ve lo faccio vedere lentamente quello che accadrà, così almeno perché poi la successione sarà abbastanza veloce dell'esercizio. È un susseguirsi di respiri. Okay.
È un viaggio, la mia vita è un viaggio. Sì, 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 a 24 anni ero lì, pronto per camminare. C'era un certo Demetrio Stratos, gioia della rivoluzione. Sì, ho voglia di fare rivoluzione. Sono andato avanti, ho cercato, ho incontrato Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Avevo un sogno nella mia vita, incontrarlo e cantare insieme a lui, ce l'ho fatta. Sì, un altro sogno avverato. Cosa faccio adesso? Dove vado? Ho imparato nella mia vita a non stare nella mia zona di comfort. Non mi piace, dopo un po' mi è stretta. Allora faccio così, guardate, un salto e vado nella zona di non comfort. E nella zona di non comfort soffro, sorrido, guadagno delle forse piccoli tasselli che mi portano avanti nella mia vita. Oggi, come vedete, viaggiamo probabilmente con un tempo molto veloce. E in questo frangente cercherò di portarvi in un mondo che chissà quale sarà. Il primo compito vostro è fare questo. Sentite la pioggia che cade, anche non a tempo. Prendetevi il vostro tempo, gustatevi il... Oh. Questo ci porterà nel viaggio. Il primo viaggio è... Non smettete. Si chiama iPadino, nome iPadino. Lei è Carlotta, una loop station umile, 505 è il suo numero. Oh,
Dialogare. Ah, quanto mi piace parlare con voi. Siete pronti? Ci proviamo, eh? Conto in voi. Facciamo un grido per dire ci siamo. Uno, due, tre. Allora, cambiamo compito. Abbiamo tre settori. Primo settore, lettera T, con questo suono. T. Secondo settore, E. E. T. Ricordate le note? Ti. Che spettacolo. Allora, alla mia cenno, cantate la vostra lettera e vediamo che cosa avviene. La prima cosa che avverrà, andremo indietro nel tempo, sì. Quel tempo in cui la musica italiana faceva le breccia nella nostra Europa. Sì, andiamo indietro. Ricordiamoci le note. Toranam con 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 co. Toranam con cora. Yes. Toranam con 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 co. Toranam con 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 co. Toranam con 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 co. Toranam con cora da 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 con da 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 yo co. Kyun do yi na nam con gore ro ro con 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 tin. X. Il tempo scorre. Per un improvvisatore stare dentro 15 minuti è veramente pazzesco. È come metterlo dentro una gabbia. Ma sono arrivato al dunque. Ce l'ho fatta.
ho voluto accettare al compimento dei miei 50 anni la richiesta di venire su questo cerchio rosso e mettermi in discussione, sì, raccontando la mia storia. Vi ho dato poco, probabilmente, di questi 50 anni, ma ho cercato di darvi tutto quello che ho, perché penso che la mia vita sia ancora a 50 anni aver voglia di giocare. Sì, ho voglia di giocare. Ho voglia di buttarmi per terra, ho voglia di rialzarmi, ho voglia di soffrire e di divertirmi e gioire. Ogni speranza per i giovani la cerco ogni giorno di portare con l'insegnamento del canto. Entro in una classe e cerco di guardare negli occhi e di percepire quello che l'altro mi sta consegnando. Vi dico una cosa e ve la concedo: se avete dei figli, fateli cantare. Se avete dei figli, avvicinateli all'arte. E quello che vi posso dire è: continuiamo a giocare, perché forse è la bellezza dell'uomo. Ciao ciao.